Quindi, dicevo, Romani, capitolo 8, dal versetto 28. Gloria al Signore Gesù Cristo. Grazie a Dio, grazie al Signore. Vogliamo ascoltare veramente ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Alleluia. Trovate a questo punto la Sacra Scrittura? Prima. Il Signore sia lodato. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre ancora è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutti tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in colui o in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Alleluia. Padre Santo, vogliamo solo pronunciare la nostra preghiera e così semplice quanto possa essere possa arrivare dinanzi al trono della grazia con un profumo soave. Abbiamo bisogno di Dio Padre e dando grazie per la tua parola scolpiscila dentro i nostri cuori, Signore dei nostri. Tu sei quel grande Dio d'amore, lento all'ira di grande benignità. Preparaci, Padre Santo, all'incontro con te, Signore. Oggi è il giorno della grazia, Signore, il giorno della trasformazione, il giorno in cui possiamo chiedere il perdono e tu ce lo doni. Grazie per questa porta aperta, quella della grazia, Signore. Sei tu la porta della salvezza, mio Dio, Signore mio. Unge le mie labbra, ognuno che ascolta la tua parola e grazie ti chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Potete sedere, cari ed amati, nella grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Grazie a Dio per questo nuovo giorno che Lui ci ha concesso, perché noi siamo qui per grazia di Dio, perché ci sono sempre mille cose che si attirerebbero nella direzione opposta. C'è una cosa che viene in questo momento nella mia mente, è stato un predicatore, ho sentito una predicazione e diceva questo, non so se era lui stesso o un altro predicatore, ma è entrato in un negozio e ha bussato. Quello del negozio da chi è? E lui gli dice la morte. E che lui è andato avanti. Per vedere un po' cosa, dove stavo, dice, come la morte? Io non sono la morte, dice, però potrei essere. E se io lo fossi, tu saresti pronto per la dipartita? Questo lascia molto a riflettere, fratello Sabino. La gente dà per scontato che ogni giorno il sole spunta, poi tramonta, poi si dorme, non si dorme la notte, non lo so. Insomma, per anni è stato sempre così, perché dovremmo cambiare le cose? Ma da un momento all'altro la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risusciteranno primieramente e noi viventi saremo tramutati in un battere per incontrare il Signore nell'aria. Queste cose non le sentirete da nessuna parte, sono scritte nella Bibbia e ogni tanto vengono predicate alla Chiesa e io spero che il Signore possa aprire il nostro cuore quest'oggi. Quantunque il titolo che voglio dare a questo sermone, non dubitare,
dell'amore del Signore, perché una delle armi efficacissime che è il nostro nemico è quello di seminare il dubbio in noi, per dire: se Dio vi amasse questo non vi accadrebbe. Ma è il bugiardo, è il nostro nemico che dice queste cose. Il Signore Dio nostro è amore, e la misura dell'amore di Dio la si vede sul Golgota, fratello e sorella. Lui poteva veramente non accettare quel sacrificio, non farlo, evitarlo, ma noi non avremmo speranza quest'oggi. E invece io ho speranza, l'anima mia ha speranza. Sia ringraziato il Signore perché Lui è qui in mezzo a noi questa mattina. Dal verso 28 che abbiamo letto: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Tutte le cose, quali sono queste cose? Quando stiamo bene di salute, amen. Quando non stiamo bene di salute, non deve cambiare questo amore verso il Signore. Tutte le cose, gli affari, la nostra vita stessa, la gioia o la tristezza, qualunque sia il nostro stato d'animo. Nella Bibbia c'è una parola specifica. La Bibbia dice in Giacomo: siete per caso tristi? Pregate. Siete contenti? Salmeggiate. Siete infermi? Chiamate gli anziani della Chiesa, ungasi d'olio l'infermo, l'orazione della fede guarirà l'ammalato. E c'è un'altra cosa che possono diventare, che è molto importante: e se ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Tutto nella Bibbia è trattato per questo. Non c'è cosa in questione da tralasciare per questa, ma vedremo quando verrò, poi fra 2-3 anni, non so quanto, quando nessuno sa. Io non voglio mettere un picchetto, una targhetta, che il Signore verrà fra 1000 anni, fra 100 anni. Allora noi dobbiamo vivere come se il Signore potesse arrivare da un momento all'altro. Perché se noi pensiamo che il Signore verrà fra 10 anni, allora perché prepararsi? Tanto c'è 10 anni di tempo. Questa è la nostra, è innato in noi questo, è un difetto. Non prendiamo il procrastinare, cioè portare avanti ciò che potremmo avere oggi, è un peccato, e lo chiamerei addirittura autolesionismo, cioè ledere se stessi. Allora perché dovremmo aspettare la santificazione, mettere a posto la nostra vita al suono della tromba, quando la Bibbia dice in un batter la Chiesa della rapita, in un batter d'occhio. Un batter d'occhio significa quasi non si può misurare, ma comunque è circa un trentesimo di secondo. C'è qualcuno, qualche scienziato, qualche mente aperta che in un trentesimo di secondo potrebbe fare una preghiera al Signore o potrebbe trasformare la propria vita? La risposta è no, non esiste, fratello e sorella. E allora dobbiamo prepararci oggi. Qualcuno potrebbe dire: ma il paradiso c'è, l'inferno c'è, ma il purgatorio, visto che la Bibbia ne parla, esiste? Voglio spendere 2 parole su questo, fratello e sorella. Il purgatorio inteso come lo intende la Chiesa Cattolica Romana, quello non esiste. È un'invenzione umana, ne parla anche Dante nella sua Divina Commedia, ma questo non significa, perché lo dice Dante, che sia vero, gloria al Signore. Invece esiste un altro purgatorio, che è quello che noi stiamo vivendo. Quando noi siamo in vita, siamo in purgatorio, che possiamo purgarci. Che significato è questo? Possiamo purgarci dei nostri peccati, e se non lo facciamo adesso, non lo possiamo fare più. Non c'è rimedio. Qualcuno, perché assolve, sarebbe un'ingiustizia, perché assolve paga, come dire, ti do tanto di soldi, ma il mio parente adesso toglielo dalle fiamme e trasferisci all'inferno. Che inganno, fratello e sorella. Quante vedove vengono ingannate in questo modo, e derubate, deturpate anche del denaro, per dentro il Dio del cielo e della terra. Ma noi sappiamo, fratelli e sorelle, che Dio ci dà un tempo, ed è questo il tempo in cui noi possiamo senz'altro migliorare la nostra vita, non secondo il nostro proponimento, come è scritto nella Bibbia, ma secondo il proponimento di Dio. Uno non può dire: io mi merito di essere chiamato. No, non mi merito di essere chiamato. Viene fatto secondo il proponimento di Dio, secondo il metro di Dio, non secondo il metro umano, fratello e sorella. Perché secondo il metro umano tutti ci sentiamo buoni. Una volta, per dire, quando ero militare, una persona che era un furiere praticamente, era un avvocato, infatti stava in poverina per questo, non faceva niente, rispetto a noi qualche anno in più, e mi disse: io sono molto
ma molto buona, vuol dire di una bontà. Per la verità l'aspetto ce l'aveva, una persona calma, seria, ma io gli disse: nessuno è buono, neppure buono. E si stava quasi arrabbiando quando mi vengo questo. Vedete, con la nostra bontà quanto può durare, basta che qualcuno ti cita le scritture e si è traballante, fratello e sorella. È chiaro che noi non possiamo non parlare, fratello e sorella. Il diavolo vorrebbe chiudere la nostra bocca, allora, ma noi non possiamo non parlare, dobbiamo parlare, citare le scritture. Perché noi sappiamo molto bene che il diavolo prese Gesù Cristo, prese, forse non è il verbo adatto, ma insomma condusse il Signore in diversi posti. La Bibbia dice tentandolo fino anche dal pinnacolo del Tempio, ma del Signore. E per quale motivo andò via in modo così veloce, così frettoloso Satana? Per quello che perché Gesù Cristo ha citato le scritture, vuol dire è altresì scritto. Vuol dire il diavolo lui usa le scritture, ma ne usa una parte. E quando noi usiamo una parte della scrittura, la stiamo deturpando, la stiamo storpiando. E se noi aggiungiamo una virgola o ne togliamo una, stiamo falsando la verità, fratello e sorella. E di fatto il diavolo ne usa una parte per ingannare. Se noi abbiamo un bel bicchiere d'acqua fresca, e quando fa caldo niente è più importante di un bicchiere d'acqua fresca, e ci mettiamo una sola goccia di cianuro o di veleno potentissimo dentro quel bicchiere, uno potrebbe dire ma è una goccia contro un bicchiere, sicuramente l'acqua sarà sempre buona. Non è così, fratello e sorella. Tutta quell'acqua possiamo definirla avvelenata ed essere letale per chi la beve, guarda il Signore. Ora, il diavolo sa molto bene che se ci desse del veleno allo stato pura, noi non lo accetteremo, ma un bel bicchiere d'acqua con una goccia che si vede e non si vede, lui ci prova tutti i giorni per avvelenare ciascuno di noi, fratello e sorella. Ma noi vogliamo rigettare le sue proposte, perché lui è bugiardo e spesso dico tu ci senti, si è sgridato nel nome del Signore Gesù Cristo. Il Signore è santo e ci vuole santi, e noi non possiamo santificare noi stessi, fratello e sorella, non possiamo farlo, ma il Signore ci giustifica. E quando la Bibbia dice giustificare, guardate che anche in termini giuridici, se un giudice ci giustifica è perché o il fatto non è stato commesso o perché è stato pagato il prezzo, e quindi è giustificato. Anche in termini giuridici la nostra Costituzione funziona, figuriamoci col Signore, fratello e sorella di lui. Or noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio non ci ha chiamati secondo il mio proponimento, ma secondo il suo. E la Bibbia dice anche che molti sono chiamati, e questo mi piace, ma la Bibbia non finisce lì, dice ancora ma pochi gli eletti. Ora, vedete, il fatto che molti sono chiamati potrebbe far colpo, perché molti sono religiosi, molti pensano per le cose che fanno di potersi meritare la salvezza. Non c'è salvezza al di fuori della croce di Cristo, Matteo e Signore. Ricordiamocelo sempre, alleluia. Ricordiamocelo, quei due ladroni, l'uno a destra e l'altro a sinistra del Signore, sono grandemente significativi, Matteo e Grazia. Mentre uno si affida totalmente a Dio, l'altro non lo riconosce. Ed ecco che sono figura di due popoli, uno che perisce perché non accetta il Signore, anzi lo rigetta, e l'altro che gli dice: Signore, ricordati di me quando tu sarai nel tuo regno. E il Signore ha risposto a una parola così sincera, così aperta, e in punto di morte nessuno mente, fratello, nessuno è ipocrita. E lì erano in punto di morte tutti e tre, possiamo dire. Grazie a Dio che il Signore però guardava oltre la morte e che è risuscitato. E c'è da dire un'altra cosa che l'abbiamo appena letto, è che intercede, essendo seduto alla destra di Dio, intercede per la Chiesa, intercede per noi. Grazie a Dio, a Lui. Con Gesù Cristo che prega per noi, io mi sento veramente a posto, perché lui diceva sempre: Padre, io ti ringrazio perché tu mi hai esaudito, ma ancora i pani non erano stati moltiplicati, eppure ci avevo ringraziato, sapevo che la cosa sarebbe venuta, c'è niente da fare. Grazie al Signore per la sua benevolenza. Il versetto 33: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Alleluia. C'è qualcuno che può accusare gli eletti di Dio? Sono tanti. Alla domanda chi? Uno potrebbe dire che non c'è nessuno. No, il diavolo fa notte e giorno.
e cerca di rimangare cose vecchie ormai perdonate, ormai eliminate, lavate col sangue di Gesù Cristo, e li ripropone per deprimerci. Perché non lo sgridate? Benedetto Dio del cielo e della terra, una volta che il Signore ci ha perdonati un peccato, quel peccato non esiste più, fratello suo. E se non esiste per Dio, deve esistere per il diavolo e per i suoi angeli, virgolettato angeli, i suoi demoni, sarebbe più giusto dire, alleluia. Gloria al Signore, alleluia. Questo dice la scrittura, fratello e sorelle, nel versetto 33 che abbiamo letto, alleluia, chi accuserà gli eletti di Dio? Si parla di eletti, non semplicemente chiamati, ma gli eletti sono quelli che hanno accettato Gesù Cristo come persona salvatore, hanno accettato il suo nome, perché non c'è altro nome al di sotto il cielo che convenga essere salvati. È nel nome di Gesù Cristo che bisogna essere battezzati ed è promesso lo Spirito Santo. C'è una porzione dello Spirito di Dio viene ad abitare in noi. Che bello, fratello e sorella, il fuoco dello Spirito Santo è lui. Dio è colui che le giustifica, gli eletti siamo stati giustificati da Dio e non c'è nessun avvocato nemico, non c'è nessun diavolo, nessun demone che può avere successo accusandoci, amate del Signore, perché il Signore ci ha giustificati. Benedetto. Versetto 34, che è colui che li condurrà, ovvero che li condannerà? Cristo è colui che è morto. Non c'è condanna, perché il debito è stato pagato con Gesù Cristo. Non è che è morto Mosè per noi, l'apostolo Pietro, Paolo per noi. Il Signore ha dato proprio una guardata al genere umano, visto che nessuno poteva farsi carico di questa cosa così importante. E allora si è dato Lui sulla croce, perché solo Lui poteva soddisfare la giustizia di Dio. E inoltre, dice, è anche risuscitato. Come dire, non è che è solo morto, è rimasto morto. Infatti, in un altro punto la Bibbia dice, se Cristo non è risuscitato, mangiamo e beviamo, tanto domani morremo. Come dire, che cosa ci può giovare, amate il Signore? Ma noi sappiamo che Gesù Cristo vive, e vive nei nostri cuori. Grazie Signore per la tua presenza, alleluia. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi, questo che ho citato poco fa. E poi versetto 35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà per caso un'afflizione? Sarà per caso la distretta? O la persecuzione, o la fame, la nudità, o il pericolo, o la spada? C'è una risposta a tutto questo, fratello e sorella? C'è qualcuno, come dice il versetto 35, che ci può separare dall'amore di Cristo? Sarà per caso la fame? Il bisogno? Ricordatevi che Gesù Cristo nella tempesta o nella fame o nella persecuzione è la nostra pace. Noi troviamo pace nel Signore qualunque sia la condizione che ci circonda, perché Lui è il pane disceso dal cielo. Ed è Lui stesso che l'ha detto, sono io il pane che è disceso dal cielo. Come dite non avete pane, benedetto il Signore? È chiaro che il discorso si stoppia tra il pane materiale e quello spirituale, ma il Signore ha tutti i tuoi tipi di pane, fratello e sorella. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, dice il Signore, amate la grazia. Ecco perché nella Santa Cena partecipate, siatene anche degni, perché bisogna essere degni, perché quello è un atto veramente importante, fratello e sorelle, quello di poter mangiare simbolicamente un pezzetto di pane che rappresenta il corpo di Cristo e bere simbolicamente un po' del vino che simboleggia il sangue del Signore Gesù Cristo. E lui, il Signore dice, queste sono figure ovviamente del mio corpo e del mio sangue. Sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo, grazie a Dio per la sua bontà. Quindi chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione. Ma non vi ho citato poco fa Giacomo, il capitolo 5 di Giacomo? È afflitto qualcuno? Preghi, c'è rimedio in Cristo Gesù. Atteniamo il Signore anche quando c'è l'afflizione, fratelli e sorelle, la distretta o la persecuzione. Siamo per caso perseguitati, ma il Signore è con noi. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi, fratelli e sorelle? Non pregate, Signore, non farmi finire nella fossa dei leoni. Non fate questa preghiera. Ma se dovesse capitare di cadere nella fossa dei leoni, pregate, Signore, liberami. Perché vedete, amate la grazia, la cosa è estremamente importante. Alleluia.
noi non dobbiamo attribuirci a nessun bene, nessun miracolo, è Dio che fa miracoli. E il Signore viene esaltato quando noi ci troviamo proprio lì ad essere quasi sprenati dalle onde di intervenire, di mandare il suo angelo affinché noi lo diciamo grazie Signore, affinché lo glorifichiamo. Amati del Signore, questa è una cosa molto importante. Invece noi non vorremmo fare questo, non vorremmo capitarci quello. Tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio, tutte le cose, anche se dovessero capitare nella fossa dei leoni, anche quella copre il bene per coloro che amano il Signore. La fame, la nudità, non dice la Bibbia, queste cose non ci separeranno. La fame, Gesù Cristo stesso ci sfama, fino adesso ci ha dato tutto quello di cui abbiamo bisogno. O la nudità, la Bibbia dice che ai figli di Dio è garantita il pane, il cibo e il vestimento. Questa è una garanzia assoluta che la dà il Signore, ma il Signore. E poi o il pericolo o la spada, non dice il Signore che la battaglia è mia, non dice che è lui che calcherà il tino, e allora di che cosa dovremmo preoccuparci? Non dovete aver paura di nulla, fratelli e sorelle. Sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Il metro della ricchezza e della povertà è un falso metro, e questa società misura l'amore di Dio con questo tipo di metro. Hai una bella casa è perché Dio ti ama di più di quello che ha una casa, infatti scendo addirittura magari qualcosa, magari c'è chi dorme anche in una macchina, ma nel Signore l'amore di Dio non si può misurare in questo modo. Oppure quello è ricco perché Dio lo ama più dell'altro che è povero. Questo non è il metro del Signore che misura l'amore di Dio. Il metro che misura l'amore di Dio è sempre il Golgota, è la croce, fratello e sorella, che non è morto solo per i poveri o solo per i ricchi, ma per tutti quanti. Anzi, lui stesso dice nella Bibbia che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Quindi il metro di Dio non è essere ricchi o essere poveri, quindi da questo si potrebbe dire, beh, quello è molto ricco e quindi è senz'altro perché Dio lo ama di più. Non è questo, fratello. Se poi vi leggerò un po' il Salmo 73 del salmista Asaf, ogni tanto io ve lo leggo un paio di versetti, ma questa volta voglio andare un po' più in profondità perché è molto, ma molto importante, come del Signore. Oppure c'è chi sta bene e quindi stando bene è perché il Signore mi ama di più dell'altro che non sta bene. Metro assolutamente falso. L'amore di Dio non dipende da queste cose. È importante che in noi ci sia l'amore verso il Signore, pare al suo, è raggiungibile questo amore. Io non lo so, fratelli e sorelle, ma il Signore, se noi abbiamo questo desiderio, ci darà più che una mano. E lui loda una donna che non era certo da lodare per quello che era nella società, quando vede che quella donna arriva ai piedi del Signore piangendo, di pentimento, si pentiva, e poi gli lava i piedi con le sue lacrime, poi gli asciuga con i suoi capelli, e il Signore era lì che osservava questo, mentre gli altri pensavano con la mente se questo fosse veramente il Messia, se fosse veramente un profeta, saprebbe chi è quella donna e chi è ai suoi piedi. Il giudizio degli uomini, fratelli e sorelle. Ma il Signore non ha giudicato quella donna con quel metro, fratello e sorella. E va a dire questo: Simone, da quando io sono a casa tua non mi hai dato un bacio, non mi hai lavato i piedi, non mi hai fatto una carezza, non mi hai detto benvenuto maestro. Dobbiamo dirlo: benvenuto Signore, sei benvenuto nella mia casa, nella mia vita, nel mio cuore. Tutte queste cose sono assenti, non siete stati prodigi in questo. Ma questa donna, dal momento in cui lei è entrata, è venuta ai miei piedi, non ha fatto altro che piangere di pentimento, e poiché lei ha molto amore, molto gli sarà rimesso. Ecco che Dio misura l'amore anche in noi, fratelli e sorelle. Se noi abbiamo amore verso il Signore principalmente, allora i nostri peccati saranno maggiormente rimessi. Se abbiamo fatto 1000 peccati, almeno 999 partono solo per quello, fratelli e sorelle. Sia ringraziato il Signore. Ma ricordatevi che ne basta uno per finire all'inferno. Allora diciamo al Signore: accresci l'amore e la fede dentro di me,
ma fai che ogni peccato sia cancellato col sangue di Gesù Cristo, alleluia, e bruciato col fuoco dello Spirito Santo, alleluia, se è necessario, e comunque allontanato dagli occhi di Dio, perché il Signore dice che potrebbe essere rosso come uno scarlatto, lo porterà così lontano che lui non se ne ricorderà più. E quello che deve interessare a noi è proprio questo, fratello e sorella. Dio non guarda e non ci misura con il metro umano, ma con il suo metro, benedetto il Dio del cielo e della terra. E poi vedete cosa ci dice la scrittura. Versetto 32, testualmente leggo nella Bibbia, nella scrittura. Certamente colui che non ha risparmiato il suo figlio, il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non donerà anche tutte le cose con lui? State attenti, fratello e sorella. Lì Dio, il Padre Eterno, che dà l'unigenito figliolo, lo ha dato per noi. Una piccola parola, questo noi, poi ci torno su questo, è un pronome ma molto importante, fratello e sorella. Se il problema fosse lì, se l'amore di Dio, come non ci donerebbe anche tutte le cose con lui, tutte le ricchezze? Satana rivendica di essere lui il proprietario di questo mondo. Senz'altro lui influisce molto, ma non è proprietario, lui non possiede nulla, non c'è nessuno più povero di lui. Gloria a Dio, alleluia. Ogni ricchezza, ogni cosa è prodotta e fatta da Dio, fratello e sorella, alleluia. E il Signore può innalzare un capo di Stato e può buttarlo giù, può arricchire qualcuno fino a essere il numero uno al mondo e portarlo ad essere povero, può togliere un regno e può darlo, perché lui è al di sopra di tutte le cose, se no non sarebbe il Signore. Il Signore è colui che è i sudditi e noi siamo i suoi servi, fratello e sorella, alleluia. Alleluia. Donerà, non ci donerebbe tutte cose con lui. Cioè, se sarebbe importante donarci una Ferrari, pensate che Dio avrebbe problema a donarcela? Ma lui sa che non è importante, e io so che io, se me la regalasse, non la rifiuterei, perché non avrei neanche come poterla mantenere. Ma non è per quello, mi sembra una cosa eccessiva, fratello e sorella. Chi ha i soldi da buttare, ovviamente fa delle cose, ma quello non è la misura, non è il metro che misura l'amore di Dio verso gli uomini. Ah, quello la fa, ma questo sì che è amato da Dio, no, fratello e sorella. Le cose non stanno esattamente in questo mondo. Mi ricordo qualche mese fa che ho predicato intorno alla profondità dell'amore di Dio. Quanto è profondo l'amore di Dio? Vedete, in una giornata di festa nella piscina di Bethesda, voi sapete come funzionava il discorso della piscina, che c'erano degli ammalati attorno alla piscina, che se si gettavano lì nell'acqua della piscina, quando un angelo veniva a intorbidirla, venivano guariti da qualsiasi malattia o fossero avessero. E c'era un uomo che era lì ormai quasi vecchio, perché era sempre, lo portavano lì, lo riportavano a casa ogni giorno, penso che era questo, che non aveva nessuno che lo gettava in acqua quando l'angelo veniva. E il Signore si accostò a lui. Ecco il discorso quanto è profondo l'amore di Dio. Lui, il Signore, che uno dei suoi attributi è l'altissimo, l'altissimo, cioè nessuno è al di sopra di lui, scende fin sulla terra, fino alla piscina di Bethesda, per dire a quel paralitico: vuoi tu essere sanato? Scende fino a noi per dire: vuoi tu essere salvato? Vuoi tu ricevere lo Spirito Santo? Vuoi che io ti perdoni i peccati? Ravvediti. Gloria al Signore. E vedete, è tanta la profondità dell'amore del Signore. Lui ha lasciato la sua gloria, dice la scrittura. Prese forma umana di servo. E poi come finisce quella parte della scrittura? Dicendo: ed è morto di una morte che è di croce, la peggiore delle morti. Tutte le morti sono brutte, ma già quando si parla di morire non è il trapasso, non è certo una cosa piacevole, ma il Signore è morto con la peggiore delle morti, quello della croce, benedetto il Signore. Ebbene, vedete quanto è profondo l'amore di Dio. Il Signore vede anche un drogato e non dice: è un drogato, non c'è più nulla da fare, ormai è condannato, perché dalla droga non esce più nessuno. Il Signore è in grado di poterlo tirar fuori. Vede, il Signore, qualcuno che ha commesso peccati, e il peccato è la separazione da Dio, fratello e sorella, lui. Ma non riduce l'amore di Dio verso il peccatore. Non lo riduce. Ah, peccato. Adesso
togliamo qualche chilo di amore. No, no, non è così, fratello, sorella. Non riduce il peccato. Il Signore è alla ricerca della pecora smarrita e non dice, bene, si è smarrito, anche chi se ne frega, è una scelta sua. Il Signore ha pianto, Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte avrei voluto accogliervi, come fa la chioccia con le proprie pulcine. Avete mai visto la chioccia con i pulcini? Per me non c'è scena migliore, fratello e sorella, che vedere una chioccia tutta rigonfia, che si gonfia le piume, e una decina di pulcine tutte lì nascoste che si pensano di essere una gabbia di ferro, inattaccabile dai leoni, inattaccabile da te al gatto, tranne il mio, inattaccabili, che se ne assicurano ogni tanto, vedete una testa col becco uscire fuori un po' da destra e da sinistra e subito nascondersi. Non c'è scena migliore. Il Signore usa questa immagine per descrivere che allo stesso modo come fa la chioccia che ha colto i suoi pulcini, ho cercato di adunare te Gerusalemme, ma tu o voi non avete voluto. Il Signore ha pianto per questo, non ha detto non avete voluto, è la vostra scelta, è la vostra scelta. Ma il Signore, fratello e sorelle, voglia cambiare le scelte degli uomini. Molti hanno scelto la via larga, molti non sanno la via larga e spaziosa conduce alla perdizione, altri lo sanno, ma è quella della religione. E cosa devono dire gli altri? E cosa faccio? Qui sono nascosto in mezzo agli altri, perché nella via larga ci si nasconde con le altre credenze, con le altre dottrine, ognuno rispetta l'altro, c'è quella parola di ecumenismo, si coprono l'un l'altro, praticamente come si potrebbe dire, un termine più appropriato, si incarnano gli uni gli altri, perché l'ecumenismo è: io ti cedo questo perché so che ti dispiace, ma tu mi cederai qualche altra cosa perché dispiace a me. Insomma, è falsare la verità, e tutto questo è fatto in nome dell'amore. Noi non siamo ecumenici, ma vogliamo dire: Signore, sappiamo che tu ci ami e nel nostro cuore vogliamo il tuo amore in modo costante affinché possiamo amare quelli che fanno ecumenismo. Questo non è un metro per dire quello è sbagliato, quello è giusto, quello è la sorella. Giusto è solo Dio e basta, non ci sono altri giusti. Gli altri giusti sono i giustificati da Lui, ma per essere giustificati occorre assolutamente andare ai Suoi piedi, fratello e sorella, e dire: Signore, perdonami le mie falle, Signore, fai che non sorga il dubbio del mio amore verso di Te, perché il problema è proprio questo, fratello e sorella, quando sorge il dubbio, ma il Signore veramente mi ama, ma vedo che l'altro sta meglio di me. Poi vedremo il Salmo, quindi vediamo il versetto 31 al 39, dove dice noi, e qui vediamo con il pronome noi, non ci dà nessuna distinzione. Noi non sta a indicare c'è un ceto sociale A, un ceto sociale B, esiste, ma non per Dio, amato del Signore. Noi non significa i ricchi a differenza dei poveri, e quindi scelgo i poveri, non è questo, fratelli e sorelle. Vogliamo vedere cosa dice il versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, noi chi, fratelli e sorelle? Gli eletti, una sposa, una chiesa. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Non c'è nulla che può venire contro di noi, fratelli e sorelle, perché Dio è con noi. Lui cosa diceva il Signore? Giacobbe, non temere. E cosa ti continuo a dire il Signore? Perché io sono il tuo scudo, uno scudo invincibile, imperforabile, una difesa assolutamente sicura, ma per chi indossa quello scudo, fratelli e sorelle. Ecco perché la Bibbia ci dice: armatevi di tutta l'armatura di Dio, senza tralasciarne una parte, perché il diavolo ne approfitterebbe, perché lui ha molta esperienza su questo. Quindi l'elmo della salute, la corazza, o lo sbergo come dice la Bibbia, poi i piedi, i calzari, insomma lo scudo della fede, la spada dello spirito, e se ne posso dimenticare qualcuno, ma andate casomai nella Bibbia e trovate perfettamente quello che dice la Scrittura, affinché noi sappiamo qual è tutta l'armatura di Dio e non ne dobbiamo tralasciare una parte. Benedetto il Signore Dio del cielo e della terra. La mia pace, fratelli e sorelle, riposa nel Signore, perché Lui
è il principe della pace. Se cercate la pace, non la troverete in questo mondo, che ha la misura del suo metro, e quella sbagliata, non è quella di Dio. La pace è Gesù Cristo, fratello sorelle. Bene, per come vi avevo detto, andiamo nel Salmo 73. Facciamo un salto indietro per Romani al Salmo 73. Bene, vi leggo questo e poi chiudiamo il nostro servizio. E dice questo la Bibbia: certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Avete qualche dubbio su questo? Se avete, togliete di Roma, amato del Signore. Perché dice: certamente Dio è buono. Possiamo dire amen? Solo Dio è buono. Ma dice anche verso Israele, cioè verso il suo popolo, verso quelli che sono puri di cuore. Quindi nel suo popolo potrebbe non esserci il puro di cuore, ma Dio ha fatto di tutto affinché ogni cuore sia purificato. Verso 2: ma quanto a me, inciampavano i miei piedi, e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero. Cioè lui riconosce questa bontà di Dio, la bontà del Signore, il discorso del popolo di Israele, dei puri di cuore, ma dice: io ero per inciampare, perché avevo un'idea diversa. Vediamo qual è l'idea diversa sua: poiché portavo invidia vanagloriosa. C'era il vanaglorioso che si vantava e lui lo invidiava, sa? Ovviamente questo era sbagliato. Vedendo la prosperità dei malvagi, quando i malvagi prosperavano dicevo: io non sono malvagio e non prospero, e l'altro che è malvagio invece prospera. Vedete, amate il Signore, il metro degli uomini e il metro di Dio, la differenza, perché non vi sono dolori nella loro morte e il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri, come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Insomma, li infidiamo, è uno spirito di invidia. Perciò la superbia li cinge come una collana e la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi escono fuori per il grasso, addirittura tanto grasso avevano nella faccia, gli occhi uscivano di fuori, e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccavano. Esse scherniscono e tramano perfidamente di opprimere, e parlano con arroganza, dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra, in due direzioni diverse. Perciò la loro gente si volge qua e abbondanza di acqua è bevuta da loro. Allora esso dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Vedete il dubbio che ha lo scrittore, che ha Asaf, il salmista. Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli ed accrescono le loro ricchezze. Questo era quello che appariva agli occhi di Asaf e appare anche dinanzi ai nostri occhi. Infano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Dice: allora io che mi sono purificato accettando il Signore l'ho fatto in vano, tanto io vado sempre a smessere e gli altri invece vanno sempre alla ola ola, gloria al Signore Gesù Cristo. Poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina, non c'è un giorno che io non sono colpito da qualche cosa. È incredibile, fratello. Ma andiamo avanti con la scrittura. Se avesse detto: parlerò anch'io così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile, finché, ecco le difficoltà dove finiscono, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Che sollievo, fratelli e sorelle. Finalmente dice: sono entrato nel santuario, contemplando la bellezza del santuario, notando la presenza di Dio, e il Signore mi ha fatto capire la fine di costoro, di questi che sono così smoderatamente ricchi, e che veniva attribuito come qualcosa che Dio li benedicesse perché loro sono migliori degli altri. Invece non è così, fratelli e sorelle. Versetto 18: certo, tu li metti in luoghi sdrucevoli e così li fai cadere in rovina,
come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Con un sogno al risveglio, così tu, oh Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento. Davanti a te ero come una bestia. E Asaf te lo dice. Ma pur io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Che ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. Questa è la bella attitudine, fratello e sorella. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno, poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te, ma quanto a me il mio bene è di accostarmi a Dio, e io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio per nascondere tutte le opere tue. Sia glorificato il Signore per i consigli, per quello che il Signore ci dice in queste meravigliose parole, fratello e sorella. Poiché ecco, tutti quelli, nel versetto 27, che si allontanano da te, periranno. Non dobbiamo dare per scontato, perché il Signore è buono, è un Dio d'amore, e quindi gli altri saranno comunque salvati. Ma questo lo dice Asaf dicendo: tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te. Qual è lo scopo della Chiesa? È il nostro dovere di pregare affinché si invertano queste situazioni. Ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio, cioè non c'è cosa più importante, più benevole di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio per raccontare tutte le opere tue, per testimoniare, si potrebbe tradurre. Signore, grande nostro Signore Gesù Cristo, si è innalzato il Signore per la sua benevolenza. Quanto è profondo l'amore di Dio, fratello e sorella, e non dubitate dell'amore del Signore. Tutto quello che è intorno a voi non deve modificare la fiducia verso Dio. Se uno si sente essere punito, non è una punizione, ma tutte le cose, come abbiamo letto, coprono bene per coloro che amano il Signore. Vedremo la gloria di Dio, vedremo il Signore faccia a faccia, anche se qui sulla terra, cari, ci capita di soffrire, di essere perseguitati, ma nulla ci separerà dall'amore di Dio. Non c'è cosa che ci possa separare. Dio continuerà ad amarci e noi dobbiamo fare lo stesso. Vogliamo alzarci, fratello e sorella, dare lode e gloria all'Eterno, nostro Signore, offrendo un cantico all'Eterno.